Birmania lo studio dell'Abhidhamma è ampiamente diffuso sia tra i monaci che tra i laici. Esistono dei corsi graduati per il suo apprendimento, con tanto di esami scritti e orali, e ogni anno si festeggia l'Abhidhamma Day per ricordare la leggendaria discesa del Buddha dal cielo dei 33 Deva, ove si era recato per insegnare l'Abhidhamma agli dèi e a sua madre, rinata come Deva, per poi fare ritorno sulla terra nella città di Sankissa, tramite una scala ingioiellata, fiancheggiato dagli dei vedici Indra e Brahma, che possono solo accompagnare, il Buddha essendo loro superiore, tanto che nel Visuddhimagga di Buddhaghosa se ne parla come dio degli dei, sommo Sakka, ossia Indra, fra i Sakka, il che, essendo Sakka il re, ovvero il capo degli dei, equivale a dire che il Bhagavant è il re del re degli dei, ma se ne parla anche come sommo Brahma, fra i Brahma. Una festività analoga esiste nel buddismo tibetano. Addirittura l'Abhidhamma, almeno a partire dalla metà dell'Ottocento, funge da fondamento teorico della medicina birmana indigena. In particolare spicca per importanza locale l'Abhidhamma Tantra Medical Association, che sarebbe interessante conoscere meglio di quanto sia possibile fare oggi attraverso la letteratura disponibile in lingua inglese al riguardo. Dato che a mia conoscenza non esistono traduzioni in inglese di testi medici birmani che si rifanno all'Abhidhamma, e la letteratura secondaria in merito è pochissima, a parte un contributo presente nel pregevole volume intitolato Buddhism and Medicine, pubblicato dalla Columbia University Press. In quest'opera c'è un testo dal titolo Una prospettiva abhidhammica, cause di malattia in un sistema medico buddista birmano, che contiene la traduzione in inglese di un breve capitolo di un testo medico birmano scritto nel 1977 da un medico appartenente all'associazione sopracitata, in merito alla quale la stessa autrice della traduzione lamenta la mancanza di studi accademici. Effettivamente la relazione tra medicina locale birmana e Abhidhamma ancora non è mai stata indagata approfonditamente, perlomeno in pubblicazioni accademiche in inglese. Bisogna tenere in considerazione che si sta parlando di una forma tradizionale di medicina, non di medicina scientifica, come non scientifica è pure, per esempio, la medicina tradizionale cinese. Per questo motivo, per quanto io apprezzi l'Abhidhamma dal punto di vista filosofico-religioso, non mi affiderei volentieri a un medico che in qualche modo fondasse le sue pratiche e dottrine su di esso, e sconsiglierei vivamente anche ad altri di farlo. Infatti, perlomeno nel capitolo tradotto nel testo che ho indicato dietro, che tuttavia probabilmente costituisce un caso adeguatamente rappresentativo della medicina abhidhammica birmana in generale, il discorso sulla malattia e sulle sue cause è connesso con concezioni cosmologiche premoderne, come quella del tutto anacronistica per cui il Sole ruota attorno alla Terra e vi sarebbe una decadenza cosmica in corso, che è anche morale e implica, peraltro contro l'evidenza fattuale, una riduzione della vita umana. Inoltre, il discorso medico è connesso con il karman, con i quattro elementi, con le tre radici non salutari, akusala, mula, ossia l'attaccamento, l'avversione e l'illusione, con l'idea che la condotta morale abbia effetti positivi sulla salute, con nozioni astrologiche, e con altri concetti esposti nell'Abhidhamma e nei manuali, come quello compilato dall'erudito Anuruddha. Ancora, i riferimenti ai testi presenti in questo capitolo prevedibilmente non sono a paper scientifici pubblicati su riviste specialistiche con revisione paritaria o a studi monografici, ma ai discorsi del Buddha, come l'Aghagna Sutta, all'Abhidhammata Sangaha di Anuruddha. Insomma, si riferiscono alla letteratura buddista canonica ed esegetica, non alla letteratura scientifica. Peraltro, il mio riferimento all'impiego dell'Abhidhamma in ambito medico era solo un esempio per far capire quanto l'Abhidhamma sia diffuso e preso seriamente in Birmania, sebbene a un occidentale comprensibilmente sembrino risibili certi suoi usi, come quelli apotropaico, medico e liturgico, connessi spesso con concezioni retrive. In quel testo del 1977, per esempio, ancora si dà per scontato che il Sole orbiti intorno alla Terra e su questa base vengono svolte delle considerazioni mediche. E non stiamo parlando di un testo premoderno, antico o medievale, ma di uno che è stato composto neanche 50 anni fa. Queste concezioni non sono soltanto ridicole agli occhi di un soggetto occidentale, bensì anche potenzialmente pericolose.
per fare un esempio attuale, basato sul nostro mondo culturale, immaginiamo un medico europeo che tentasse di curare la malattia da coronavirus, fondando le sue pratiche sull'antica dottrina umorale ippocratica, la famosa teoria dei quattro umori, dal cui equilibrio si credeva dipendesse la salute, mentre la patologia si credeva derivasse dal loro squilibrio. Certo, questa teoria al tempo in cui fu elaborata costituì un significativo progresso nella concezione della salute e della malattia rispetto alle idee magico-religiose che ancora nel V secolo erano significativamente diffuse e accompagnate da pratiche terapeutiche corrispondenti. Nel V secolo a.C., il secolo da alcuni storici chiamato dell'Illuminismo greco, c'era chi credeva, per esempio, che l'epilessia avesse un'origine divina, sicché i tentativi di curarla da parte di operatori religiosi consistevano in purificazioni rituali e attività magico-religiose analoghe che vengono criticate dall'anonimo autore ippocratico del De Morbo Sacro, il quale, sulla base dei mezzi disponibili allora, fornisce un'interpretazione naturalistica di questa malattia, che altri invece ritenevano sacra, donde il titolo dell'opera De Morbo Sacro, la malattia sacra. Ma evidentemente sarebbe ridicolo e pericoloso continuare ad applicare idee di origine ippocratica ai giorni nostri, sebbene quelle idee al tempo fossero più convincenti delle concorrenti interpretazioni superstiziose. Ciò che del De Morbo Sacro è ancora attuale non è la spiegazione medica che vi viene fornita, ma l'approccio, il metodo. In un periodo in cui l'epilessia era curata con rituali, esorcismi e simili, da parte di sacerdoti, maghi e ciarlatani, che pensavano che avesse un'origine divina, l'autore ippocratico formula spiegazioni basate sulla phusis, che a noi oggi possono far sorridere, ma seguono quel metodo, fondato sulla ragione e l'esperienza, di cui ancora adesso si avvale la medicina scientifica. Non è un caso che Ippocrate sia considerato il padre della medicina occidentale e il De Morbo Sacro il manifesto del razionalismo filosofico-scientifico. D'altra parte, nonostante la medicina scientifica attualmente sia imperante, perlomeno in Occidente, esistono ancora convinti sostenitori di forme alternative di medicina che, esattamente come quella birmana, basata sull'Abhidhamma, frequentemente mischiano concetti filosofico-religiosi, psicologici e medici. Pensiamo alla naturopatia, al Reiki, alla medicina ayurvedica o a quella tradizionale cinese, basata sulla famosa nozione di qi, che si colloca in un'area di confine tra spiritualità, religione, filosofia e medicina. I confini tra questi ambiti, nelle medicine non convenzionali, non solo in quella cinese, non sono chiaramente definiti. E questo è un problema serio che costituisce uno dei tanti punti deboli di queste medicine. La medicina alternativa che forse meglio rappresenta questo problema di non poco conto è la medicina antroposofica, nata a inizio Novecento e insegnata ancora oggi, chiaramente non nelle facoltà di medicina e chirurgia, che qualche anno fa ha causato persino la morte di una adolescente che soffriva di diabete. Una guaritrice antroposofica senza alcuna competenza medica riconosciuta, dato che era laureata in filosofia e non in medicina e chirurgia, ritenne che le iniezioni di insulina non fossero necessarie e propose cure alternative che alla fine si rivelarono letali. Ecco, io prima ho detto che l'uso medico dell'Abhidhamma è ridicolo, ma da un altro punto di vista non c'è nulla da ridere perché queste medicine alternative, tradizionali, non convenzionali o in qualunque modo le si voglia chiamare, non sono pure speculazioni, ma trovano applicazioni concrete nella realtà. Adesso non è questo il tema del video, ma se siete interessati, vi suggerisco di vedere in cosa consiste, perlomeno a grandi linee, la medicina antroposofica ideata da Steiner e dalla Wegmann. Si parla di karman ed esistenze passate in rapporto con il decorso di una malattia, di corpi altri da quello fisico, come quelli che Steiner chiamava corpi eterico e astrale. Si trovano nozioni di origine teosofica, occultistiche, alchemiche e altre idee ancora prive non solo di conferme scientifiche, ma a volte finanche di un fondamento razionale. Insomma, nel caso non lo si sia già capito, io ritengo che la medicina scientifica, pur se non onnipotente, come nessun'altra forma di medicina del resto, senza dubbio sia la migliore attualmente disponibile a beneficio di tutta l'umanità, per il suo grande rigore metodologico e quant'altro. Non c'è confronto con qualsivoglia medicina alternativa che regga. Un eventuale studio della medicina locale birmana basata sull'Abhidhamma, per tornare a questa, sarebbe utile per capire quanto pervasivamente l'Abhidhamma sia inserito nella cultura birmana contemporanea, perché
e i diversi usi che se ne fanno, ma dal punto di vista strettamente medico, credo non fornirebbe in gran copia elementi utili alla diagnosi, alla prognosi o alla terapia, a meno di non voler credere, per esempio, che l'orbita solare si stia approssimando alla Terra e che perciò sia in atto un declino della salute e della durata della vita dell'essere umano, come sostenuto in quel libro medico birmano del 1977. Del resto, il legame tra buddismo e medicina è antico, risalendo fino alle origini del buddismo stesso. Anzitutto potremmo ricordare il possibile modellamento delle quattro nobili verità sullo schema medico articolato in diagnosi, eziologia, prognosi e terapia. Dico possibile perché, nonostante la popolarità della presentazione in termini medici delle quattro nobili verità, noi non sappiamo con certezza se il Buddha veramente si sia ispirato alla medicina del suo tempo per l'articolazione della sua analisi del dukkha. Certo è invece che secoli dopo il grande Buddha Gosa, nel suo Visuddhimagga, parli delle quattro nobili verità proprio in termini medici. Sappiamo anche che il Buddha era considerato un guaritore, Tikicchaka, anzi lui stesso nel canone parla di sé come Sallakatta, termine pali in genere tradotto come chirurgo, e come Bisacca, medico. Nonostante le diverse traduzioni, credo però che questi termini siano sostanzialmente sinonimi e originariamente non indicassero altrettanti specialisti distinti, ma non avendo una conoscenza approfondita della medicina indiana antica potrei sbagliarmi. Certo è che anche nel Mahayana si continuerà a concepire il Buddha come medico, come Mahavaidya, grande medico, ovvero come Chikitsaka, dottore, o ancora come miglior medico, eccellente medico, Bishagvara. Ma mentre l'indicazione del Buddha come medico è sostanzialmente una similitudine, un'analogia, nel Sutta Pitaka si trovano anche riferimenti a cure mediche vere e proprie e a malattie fisiche di cui la maturazione del Kamma è solo una delle possibili cause. L'eziologia presente nel Sutta Pitaka menziona anche la bile, il flegma, il vento, l'unione di questi umori corporei, i cambiamenti stagionali, l'incuria verso se stessi, in particolare verso il proprio corpo, in ragione di eccessi insalubri come, stando a una spiegazione commentariale, lo stare troppo in piedi o lo stare troppo seduto, e infine cause esterne improvvise. Dal canone apprendiamo che il Buddha, il re del Magadha, Bimbisara, beneficiarono ambedue delle cure di un medico allora rinomato, ma ancora oggi rispettato nel sud-est asiatico e nell'Asia orientale, chiamato Jivaka, che era il loro medico personale, nonché seguace religioso del Buddha, suo discepolo laico, tanto che divenne un Sotapanna. In un'occasione sappiamo che Jivaka, che forse aveva qualche cognizione dell'Ayurveda, la medicina tradizionale indiana, curò Bimbisara da una fistola anale con un unguento e in un'altra occasione trattò il piede sanguinante del Buddha che mentre camminava sotto il famoso picco dell'Avvoltoio era stato ferito da una roccia scagliata dal perfido e invidioso cugino Devadatta. Addirittura per curare un paziente che soffriva di un male alla testa, Jivaka svolse un intervento che oggi si direbbe neurochirurgico, di craniotomia. Sempre nel canone si riferisce anche di una sua incisione chirurgica eseguita nell'area addominale, conclusa con l'applicazione di punti di sutura e unguenti. Peraltro, parlando con un amico medico appassionato di buddismo, sono emersi sospetti sulla possibilità che già intorno al V secolo a.C. fossero disponibili i mezzi necessari per lo svolgimento di un intervento chirurgico di questo tipo, che senza l'applicazione di misure igieniche adeguate, oltretutto avrebbe implicato un elevato rischio di decesso del paziente per peritonite. È una questione che sarebbe interessante approfondire con un esperto di storia della medicina indiana. Alcune pratiche chirurgiche effettivamente sono molto antiche. L'esempio migliore è quello della trapanazione, praticata già in epoca preistorica in Sud America, in Africa, in Asia e in Europa. Anche nel subcontinente indiano esistono prove della sua pratica a partire dal secondo millennio a.C. Per esempio, alcuni teschi trapanati sono stati recuperati da Harappa, nell'attuale Pakistan. Ma gli interventi all'intestino o allo stomaco sono più delicati e rischiosi, per
e per non rivelarsi letali richiedono strumenti che francamente non so se già nel V secolo a.C. fossero disponibili. Certo è invece che ancora oggi in Thailandia Jivaka è celebrato come il padre della medicina tradizionale Thai, che si articola in erboristeria, dietetica e digitopressione, o in altre parole il famoso massaggio Thai, oggi diffuso anche in Occidente. Jivaka è davvero interessante, anche se circonfuso di numerose leggende che rendono difficile individuare con sicurezza la verità storica su questo personaggio. Le stesse notizie riportate nel canone Pali non è detto che siano tutte autentiche. In mancanza di riscontri in fonti non buddiste, almeno a mia conoscenza, è praticamente impossibile valutare l'attendibilità delle informazioni canoniche sulla vita di Jivaka. Sembra comunque che al tempo del Buddha la medicina e la chirurgia fossero significativamente sviluppate in India, e forse per questo non è un caso che nelle scritture buddiste siano abbastanza frequenti le metafore mediche. Gli stessi monaci buddisti nei vihara, ossia nei monasteri, oltre che fornirsi assistenza medica a vicenda, la offrivano ai laici malati. Anche al di fuori dell'India, il buddismo, nella sua diffusione nel resto dell'Asia, si è mantenuto in rapporto con la medicina. Così è, per esempio, nella medicina tradizionale tibetana, che mostra influenze da parte di quella indiana, ayurvedica, ed era ed è ancora diffusa non soltanto in Tibet, ma anche in Mongolia, Bhutan, Nepal e in alcune regioni cinesi. Il legame col buddismo è evidente già solo considerando che il libro fondamentale della medicina tibetana, una compilazione risalente al XII secolo, reca un insegnamento da alcuni attribuito al Buddha stesso. Inoltre, come spiega un rappresentante contemporaneo della medicina tradizionale tibetana, i seguaci di questa forma di medicina tradizionale credono che indipendentemente dal fatto che siamo fisicamente sani o meno, tutti noi siamo malati fino a quando non raggiungiamo il nirvana. La malattia è sempre presente, anche in forma dormiente, fino a quando non abbandoniamo la sua causa principale, cioè l'ignoranza, intesa chiaramente in senso stretto al modo buddista, la quale dà origine alle tre radici fondamentali della malattia: lussuria, rabbia, oscurità mentale. Ecco, qui dunque, aggiungo io, sembra essere stato preso sul serio, letteralmente, una delle caratteristiche attribuite al Nibbana, ossia l'essere arogya, privo di malattia, che in positivo significa salute. Dato lo stretto rapporto tra ignoranza e malattia, non sorprende che nell'opera di riferimento della medicina tibetana si affermi che la causa di tutte le malattie è una cosa soltanto, una mancanza di conoscenza dovuta alla mancata comprensione del significato dell'assenza del sé. Non è così difficile immaginare il motivo generale del legame tra buddismo e medicina. Al di là della grande sensibilità buddista verso la sofferenza in tutte le sue forme, il rapporto si giustifica rammentando che la coltivazione perfetta della mente, in vista della realizzazione del Nibbana, richiede un minimo di benessere fisico, come il Buddha stesso capì dopo aver praticato per anni un'ascesi estenuante e non portò frutto anche per aver essa spossato oltremodo il corpo, giunto a un tale livello di magrezza che era possibile toccare la spina dorsale attraverso la pancia. Anche nel cosiddetto Theravada esoterico, studiato soprattutto da François Bizot e Kate Crosby, si trova uno stretto legame con la medicina, segnatamente con quella tradizionale di origine indiana, l'Ayurveda, integrata da un uso del tutto particolare del nimitta a scopo terapeutico. In questo contesto, dunque, medicina, religione e meditazione si compenetrano in pratiche somatiche che, saldamente radicate da un lato nell'Abhidhamma, dall'altro nella medicina tradizionale, cercano, come scrive Crosby, di trasformare sia la coscienza che la fisicità del praticante.